buongiorno. Oggi siamo nel tunnel, dopo tanto tempo torno ad andare a lavoro a piedi, la fascite plantare sembra si stia ritirando e finalmente torniamo a parlare di calcio estero. Oddio, torniamo, continuiamo il nostro discorso sul calcio estero. Nel frattempo che è un passante, oggi vorrei parlare di Buntes, anche se oggettivamente non ho visto un gol questa settimana. Vedrò di vederli in questi giorni, però so i risultati. So della prima sconfitta del Bayern di Monaco contro l'Eintracht di Francoforte, che contemporaneamente è alla prima vittoria di questa stagione. Cioè, prima di questa giornata avevamo il Bayern che volava letteralmente, volava, e questa Eintracht di Francoforte che non aveva ancora vinto una partita, nonostante diciamo sia comunque una squadra da medio-alta classifica in Germania. E poi è successo l'imponderabile: il Bayern ha perso in casa. Naturalmente per me la sostanza non cambia, il Bayern può solo perdere la Bundesliga, cioè, perché sono sicuro che a fronte di questa sconfitta te ne vince 7-8 di fila. Quindi purtroppo questo è un campionato che è già chiuso in partenza, nonostante il Bayern sia in testa a pari merito col Bayer Leverkusen. E dopo la sosta sapete che c'è? Sapete perché dico che è un campionato già chiuso? Perché dopo la sosta sapete che c'è? Alla Bayer Arena di Leverkusen arriva proprio il Bayern di Monaco, quindi preparatevi. Spiace per i tifosi della Spilina, quest'anno stanno mostrando gran bel calcio, preparatevi perché sarà un massacro, preparatevi perché sarà un massacro. Bayern Monaco verrà con quell'incazzatura giusta a dettare la sua legge. Non vedo altre vie di uscita rispetto a questo scontro diretto. Troppo più forti i bavaresi, nonostante hanno perso in casa, nonostante siano stati raggiunti in classifica e nonostante ora abbiano il Dortmund alle calcagna, un punto dietro, nonostante l'infortunio di Haaland, che comunque usufruirà della sosta per rientrare sicuramente. Niente, un campionato dove si segnala ancora questo Friburgo in zona Champions, ma è chiaro che le altre risaliranno, due su tutte. Lipsia, che venerdì, se non sbaglio, ha fatto scempio del Bochum, se non mi sbaglio, non vorrei che mi sto confondendo con l'altra partita, però è un Lipsia in risalita, così come in risalita c'è anche il Mönchengladbach, che ha vinto fuori 3-1, e chiaramente sta rientrando nei ranghi il Wolfsburg, che per me non è all'altezza di queste squadre che ho citato. Per me il Wolfsburg è squadra Europa League, non di più. Tra l'altro, nel prossimo turno di Bundes ho notato che c'è anche lo scontro diretto fra Greuther Fürth e Arminia Bielefeld o Bochum, non ricordo. E comunque sono queste le tre squadre che in pratica lotteranno per me destinate a rimanere là in fondo alla classifica. Vediamo quale fra Bochum e Arminia Bielefeld farà lo spareggio.
per me quest'anno dalla Bundes ne scendono tre, perché ci sono in Zweite Bundesliga, come più volte detto, ci sono talmente tanti quarti di nobiltà che davvero non vedo come possano rimanere tutte e tre in Bundesliga. Oddio, il Bochum qualche chance ce l'ha, sapete perché? Meno Arminia Bielefeld e Greuther Fürth. Il Bochum qualche chance ce l'ha, perché giocare a Bochum è comunque un ambiente, un bel ambientino. Sono quei classici stadi della Renania-Westfalia, dalle parti di Dortmund, di Colonia, dove ci sono, se vogliamo, di Düsseldorf, dove ci sono le tifoserie più calde di Germania. Però oggettivamente non vedo come la lotta per non retrocedere possa coinvolgere altre squadre, non lo so. Ok raga, nel prossimo video si parlerà di Liga. Io vi invito a iscrivervi al canale e ci vediamo dopo. Ciao.